se trovava sia lui senza essere sciuto. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tappeto. Fino a dire che un nano è una carogna, mi sicuro, perché il cuore è troppo troppo vicino al punto da solo. Successo fino ad oggi, sono 6 anni che gira, ha
vinto il premio Sciarro Giovani, migliaia, decine di migliaia di spettatori, che è sempre bello, ed è bello perché la gente ride di se stesso, si riconosce. Come nasce l'idea? Magari mentre litigava con la sua fidanzata? L'idea è nata vedendo un libro che si chiamava Commedia e Drammi del Matrimonio di Guglielmo Culotta, che però era un trattato di psicologia nella coppia. Io avevo da tempo l'idea di scrivere una cosa per il teatro, una commedia, e mi sono seduto e ho scritto è venuta da sola, in 6 ore ho finito la commedia, che è una cosa troppo veloce. Poi con le repliche si è limato, smussato e sistemato ed è stato bello. In realtà io cercavo un lavoro da fare per far divertire le persone, e dentro anche ci sono dei messaggi molto seri, perché noi viviamo di cose gravissime in realtà. La ringrazio per la sua disponibilità. Grazie a voi e buon divertimento. E chi non l'ha visto stasera può tornare, basta che ci segue su internet, troverà le date da qualche parte. Questa rassegna estiva, stasera in teatro e non solo. È una serata molto ricca che prevede però dei doverosi ringraziamenti. Prima di tutto al nostro sindaco che ci ha offerto il patrocinio comunale, al nostro parroco Don Giuseppe che ci ha offerto il piazzale, e poi un calorosissimo grazie a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato nella realizzazione della rassegna. A questo proposito volevo sottolineare lo sforzo di Luce Sale che, grazie al contributo di queste persone generosissime, riesce a contenere sempre al minimo il prezzo dei biglietti. Quindi io chiedo un applauso per tutti questi imprenditori che ci hanno aiutato. Allora, stasera la serata è ricca, abbiamo una serata comica, una serata musicale e poi, come piace a noi italiani, una serata enogastronomica. Voglio ricordarvi però subito che già da stasera è possibile comprare i biglietti per venerdì 27, abbiamo a Palagiano la presenza di un grande artista come Giobbe Covatta. Il biglietto costa solo 18 euro, quindi vi aspettiamo numerosissimi. Io non vi voglio annoiare, voglio subito dare il via a questa serata con Pericolo di Coppia. Buon divertimento! Dichiarazione d'amore, la coppia felice si giura fedeltà fino alla morte. Nella coppia felice non c'è posto per un no serio. Nella coppia felice lo spazio personale dell'uno è fruibile dall'altro. Nella coppia felice la critica non è ammessa. Nella coppia felice l'infedeltà o il tradimento sono parole sconosciute. Nella coppia felice non si litiga e non si soffre. Nella coppia felice la felicità si manifesta pubblicamente. Nella coppia felice esiste un'unica opinione, l'opinione della coppia felice. Nella coppia felice la sessualità funziona regolarmente ed è soddisfacente. Nella coppia felice i partner si viziano reciprocamente. Nella coppia felice gli amici sono solo altre coppie di amici. Nella coppia felice l'uomo e la donna si completano armonicamente. C'è solo un problema: che la coppia felice non esiste! Beep!
infelice il fatto che non si arrabbia quando gli dico che sono arrabbiata per il fatto che lui non lo è. Ma non è vero. Vero, dottore, il fatto è che dovrei essere io arrabbiato con lei per il fatto che lei è arrabbiata con me perché io non sono arrabbiato con lei. Ma lo sente? Fa i giochi di parole. Vuole mettere alla prova la mia intelligenza, mi prende per cretino, mi offende. Ma chi offende? La verità, dottore, è che mi fa paura pensare che lei insinui che io la offenda sempre. Ma non devi aver paura, hai sempre paura di qualcosa. Certo, ho paura di aver paura proprio quando mi dici di non aver paura. Ricomincio con i suoi giochi di parole. La verità, dottore, è che lui si diverte a farmi sentire stupida. Ma non sei stupida, lo sai benissimo. Non è stupida, vero, dottore? Mi fa sentire stupida per il solo fatto che io dica di esserlo. Così è stare stupida sia che lo dica sia che non lo dica. Ah, come sono infelice, dottore, per il fatto che lui non sia felice. Dai, non sono poi così infelice. Ecco la mia infelicità. Lui non è felice pur sapendo che io sono infelice perché lo ritengo infelice. Oddio, sto parlando come lui. Come sono depressa. Così io dovrei essere felice per forza. Vero, dottore, dovrei sentirmi felice per il fatto che lei è felice perché io sono felice della sua felicità. Ma lo sente? La verità è che sei una grande egoista. Egoista a me? Ma se penso solo a te, se ti ho dato sempre tutto. A chi? Mi ha dato solo quello che faceva comodo a te. Io? Sì, quando volevo qualcosa dovevo far finta che non la volevo per averla. Mi stai rifacciando le cose? Io non rifaccio proprio ben niente. Ogni volta è sempre la stessa storia. Ma anche quando lo fai, cambiamo le problemi. I problemi si risolvono a casa. Ma ma quale casa? Ma quale casa? Ma certo, io lavoro, sono scontato, sono lavoro. E di volta sempre la stessa storia. Ma con te non si può parlare. Si trastullava nel nulla. Poi arrivò la donna. Questa. Batidas. E i due cominciarono a conoscersi. Altruista fino al punto di sacrificare la propria vita per il nome dell'altro. Sto naturalmente parlando di Romeo e Giulietta. Valigie! Sì, gli effetti personali! Vabbè, forza però, veloce, che se mi vedo non mi sparano! Amoni, scinni, forza! Abiti, scinni, forza! Un'altra valigia! Vabbè, forza! Scinni, amoni, scinni, forza! Un'altra valigia! Vabbè, forza però, veloce! Amoni, scinni, forza, un'altra valigia! Carmela! Ma stiamo facendo una fuga d'amore o un trasloco? Minchia! Pettucosa, che schifiglia fai! Aspetta che prendo il beauty. Vabbè, veloce col beauty, che se mi vedono mi sparano. Mi pareva troppo bello. Dai! Sì. Così, la cosa, la cosa, la cosa. Sì. Mi chiedevo, sì. Marco! Quello è il cambio. La speranza è l'ultima a morire. Sì, copio. Ti piace? No! Come no? No, mi si è sbagliato la calza! Ti frega della calza! Ma mica le compri tu! Ma te ne compro 40 paia, vieni qua, sì! Bordelletti, chiamate bordelletti, non so!
Di avere tutta la situazione sotto controllo. Loro pensano di sapere sempre tutto. Loro sono sempre sinceri. Ma non capiscono che una donna si rende subito conto se il proprio uomo ha qualcosa che non va. Le donne vogliono sentirsi dire in continuazione se le ami oppure no. Certo che ti amo, sto con te, non sono stare con un'altra, mi sembra logico. No. A loro non basta. Anzi, se ne escono fuori con la frase: non essere troppo sicuro di avermi. Grazie. Buoni, buoni. Buoni, seduti. Finisce qua il prologo dello spettacolo. Adesso ci sono gli altri quattro atti. Grazie a Federico, il nostro tecnico che sta giù, grazie. E poi lasciatemi dire due parole veloci, mentre qui mi sa che succede qualsiasi cosa adesso su questo palcoscenico, mentre io parlo. La prima cosa è davvero un applauso di cuore a questi ragazzi dell'associazione Luce e Sale, perché girando l'Italia è difficile trovare qualcosa del genere, fatto con passione e con amore, e soprattutto io auguro a loro che tutta questa gente possa d'inverno venire nel loro piccolo teatro che hanno fatto qui a Palagiano, che è il Teatro Vetila, giusto? E quindi se venite tutti loro fanno più serate, più spettacoli, possono portare anche più artisti, tanta altra gente, pensate, fatto la foto, non venivo mosso, possono venire tante e tante altre cose, quindi è veramente un caloroso aiuto da parte vostra. Io devo raccontare un aneddoto. 6 anni fa Domiziano ha visto questo spettacolo a Roma ed era 6 anni che non vedeva l'ora di poterlo portare un giorno a Palagiano. 6 anni fa disse: spero un giorno di poterlo portare. Ci è riuscito. Questo significa una sola cosa: e nella vita, se qualcosa la si vuole, la si può fare, in realtà. Adesso è nostra tradizione sempre fare una cosa a fine spettacolo, mi dai per favore? Noi fotografiamo il pubblico, così la prossima volta che torniamo, se non venite, sappiamo chi siete, e vi ricordiamo. Ora, siccome non ci entrate tutti in una sola foto, la facciamo in due parti, poi la monteremo e la pubblicheremo su Facebook dello spettacolo, il nostro, dell'Esatro, andatelo a cercare, lo daremo anche di quello di Luce e Sale. E allora, adesso buoni, facciamo prima questa parte. Ah, gentilmente dovreste alzare tutte le mani così, chi non lo fa domani non si sveglia, quindi guarda subito come si alzano. Bravo. Ora al mio 3 dovreste dire tutti insieme la parola accesso. Pare che accesso si dica, quindi è così. Dai, sulle mani, facciamo una bella foto. 1, 2, 3. Poli, tocca a voi. Sulle mani. Vai, 1, 2, 3. E adesso la facciamo tutti insieme, pronti? Sulle mani tutti. 1, 2, 3. Che serata di merda. Bene. Allora, mentre spuntano tutto, prego, cominciate. Io, siccome di solito in teatro si chiude il sipario e se ne va uno via, qui non c'è il sipario e non sappiamo come cazzo uscire da qui sopra. E allora dobbiamo perdere tempo perché loro devono sistemare, adesso suoneranno, ci sarà un gruppo che suona, sono brevissimi. Io chiamo, allora, volevo un attimo chiamare lei che questa sera... Funziona? Sì. No, non va, aspetta. Allora, questa sera lei è stata, Michela, è stata vestita da Ferrero Rocher. In realtà l'ha vestita Bocelli al buio. Puoi dire gentilmente, puoi confessare gentilmente quello che hai detto dietro le quinte adesso, perché stava finendo lo spettacolo, c'è il coraggio? Sulla scena del letto, quella lì, quella di notte? Ho paura che poi mio marito domani...
fate due? Petralla. Erano uguali, eravamo noi. Ma non eravate soli, e tanti si sono riconosciuti. Senti, quando ti vesti da Gianluiotto invece? Che... Adesso mi cambio e vado a fare staff con i miei amici più cessati. Ah, pensavo che faccio Perugina, così facciamo anche noi. Se vogliamo ringraziare qualcuno? Non lo so, e che ne so? No, abbiamo già ringraziato tutti, forse mi sono scordata l'assessore provinciale però. Non importa, non importa. No, non è vero, dov'è l'assessore provinciale? C'è? No, forse non c'è. E allora non chi se ne può ringraziare se non c'è? Non ho capito. No, allora, adesso... Ma fantastici! Gli inviti, omaggio e non vedo. Allora, noi vogliamo bene a Marco, ci facciamo trattare così, perché l'abbiamo conosciuto già durante la rassegna professionisti invernale. Cioè, veramente, è una persona grande, umile e eccezionale. 36 anni, vedi? Un applauso per Marco Cavallaro. Grazie, troppo buono. Grazie. Marco Cavallaro, per Renzo Pagliarota. Renzo Pagliarota. Sono i miei appunti. Renzo Pagliarotto e Donatella Barbagallo. Grazie. Ah, voglio dire una cosa. Ecco Petrano. Voglio dire una cosa a tutti quanti voi, uno per uno, grazie, perché questa sera avete assistito alla replica numero 440 di questo spettacolo. E quindi la soddisfazione. Diciamoci. Allora, adesso fammi parlare. La gente ha fame, la pasta è pronta. Delle cose, il pubblico si può alzare, comincia dalla adesso, sinistra. Adesso come le feste, via, è gratis. Grazie, cioè, desimenano uno con l'altro. Allora, la pasta è pronta, si inizia da sinistra con la pasta, poi c'è vino, poi c'è gelato. Non c'è bisogno... Di povero. No. No. Non ci accalchiamo. Fresco, rosato, e a seguire un gelato fior di latte fatto con latte di capra, che ormai proponiamo da 3 anni. E io volevo ringraziare nuovamente Luce Sale, ma non smetterò mai di ringraziare questa associazione che ha deciso di collaborare con tante altre associazioni, in particolare con noi di Slow Food. Sento riverente, è quello che non lo lante, che mi ha portato della settima volante. La carmessa si scalda, che conduce il passo lento, piccolo e piccolo, non so nessuno. Mi dà una guaiata, tanto la loro vestita, con una nuova ghiaccia, che non si vede più grande, ci si dà la banda, sa che si. Sono boemio, se questa è la miseria, mi incendo un po' dove ti darei. Grazie. Mi sento evidente un po' di voce sullo speaker. Arriviamo in quel locale che ci fanno da mangiare, siamo pronti per la cena e tutto è ben servito. Nel bicchiere è un po' di vino, mezzo vuoto, mezzo pieno, rosso rosso cameriere, ricordi un bicchiere. Ecco, arriva. Arriva la mini donna, ecco lei, è lei la cameriera, pronta il suo sguardo, è lui che l'ha incantata. Mi porti un altro drink, ti porterò a ballare, mi porti un altro drink, ti porterò con me. Dammi, dammi
di danza, ti metterò a cantare. Ecco, inizia, inizia la serata, il pubblico è distratto, la mano si sedeva, qualcuno muove i piedi e qualcuno scuote il capo. Sì, 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 mi porti un altro te. Sì, 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 qui la festa è altra. Fegatini e viscere alla brace. Sì, 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 noi siamo qui. Sì, 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 noi siamo qui.